Gianni Colaccioni, dal 39esimo congresso di Partito Radicale Transnazionale a Roma, Hotel Summit, siamo in compagnia di Giuseppe Nicosia, che ci racconterà una storia di ordinario proibizionismo italico. Giuseppe Nicosia, che nella sua avventura ha avuto anche la forza e l'ispirazione per scrivere un libro, che è il libro rappresentato da questa immagine, questa che adesso noi agevoliamo. Nicosia, spiegaci cosa è accaduto. Allora, nel 2008 io sono stato, tra virgolette, beccato a coltivare delle piante di canapa per uso personale, un uso ludico. In Italia è reato, c'è l'articolo 73 che vieta la coltivazione di canapa, e quindi sono stato per questo arrestato, condannato, anche se era primo reato, a 3 anni di condanna. Ho passato 51 giorni all'interno del carcere Malaspina di Caltanissetta, e la restante pena è stata scontata quasi tutte ai domiciliari. Io attraverso appunto la mia esperienza ho deciso di scrivere un diario quando ero dietro le sbarre, un diario che è una denuncia a questo sistema carcerario italiano. Ricordiamo che in Italia il 70% della popolazione carceraria è recidiva, quindi chi sconda la propria pena in carcere torna a delinquere, e questo vuol dire che il sistema carcerario italiano è fallimentare, perché altrimenti la gente... Direi criminogeno. Perfetto, cioè se realmente viene punita per recuperare e non recupera, allora vuol dire che il sistema con cui cerchiamo di recuperarla è sbagliato, ha qualcosa di marcio che non funziona. Giuseppe, la tua esperienza, hai detto il carcere di Caltanissetta, i radicali si occupano ad esempio di carceri, è un tema drammaticamente presente e attuale. Da un punto di vista proprio umano e da un punto di vista organizzativo, il carcere di Caltanissetta, a parte il primo impatto ovviamente sarà stato drammatico, ma insomma, come se la passano i carcerati nel carcere di Caltanissetta? Allora, devo dire che sono stato abbastanza fortunato, perché è uno dei carceri in Sicilia che, da quel che mi hanno raccontato anche dai compagni di cella, è meglio tenuto, ristrutturato da poco, ci sono i bagni in camera, però il problema è sempre il sovraffollamento. Noi eravamo 5 persone in una stanza, in una cella che non era neanche 20 metri quadrati, quindi vuol dire che non è rispettato il quantitativo minimo di metri quadrati a detenuto. Noi eravamo sotto i 4 metri quadrati. Oltre a questo non ci sono assolutamente attività di recupero. Noi uscivamo 2 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio nell'area, quindi potevamo andare a passeggio fuori, in quella che alla fine è poco più di una grande cella senza il tetto, è questa l'area. Ma non c'era nessun'altra attività, non c'era possibilità di fare pratiche sportive, non c'era socialità. C'erano dei corsi, erano previsti dei corsi, ma da quel che mi dicevano gli operatori sarebbero partiti a distanza di mesi, quindi per chi come me doveva scontare poco tempo in carcere, poco tempo in maniera relativa, perché in carcere anche 3 giorni sono pesanti, io ci ho passato 2 mesi e non finiscono mai, e dover aspettare 6 mesi per iniziare un corso è pazzesco. Io ho dovuto lottare, tra virgolette, con gli operatori del carcere per farmi aprire la biblioteca, perché mi dicevano che non c'era nessuno che potesse occupare il ruolo appunto di bibliotecario, e quindi questa biblioteca rimaneva chiusa e non ci davano neanche la possibilità di poter leggere. E la situazione davvero poi diventa drammatica, perché 20 ore al giorno chiuse in una cella, non fare nulla, penso che sia deleterio per chiunque, specie in condizioni, ripeto, di sovraffollamento. Poi riguardo alle pene brevi, ricordiamo, sono dati alla portata di tutti, reperibili da tutti, che proprio nelle detenzioni brevi si realizzano purtroppo quelli che sono i suicidi, perché l'impatto con la realtà carceraria, soprattutto da parte di giovani che spesso sono, quindi si sommano aggravanti tra virgolette rispetto ad un possibile superamento dell'impatto, cioè il fatto di essere giovani, il fatto di non aver avuto precedentemente già contatto con la realtà carceraria, matura proprio in quei primi giorni un'atmosfera all'interno della persona,
un sentimento, si cade in depressione, sono proprio quelli i momenti in cui più servirebbe la, insomma, che gli operatori fossero presenti. Gianni, a tal proposito ti racconto una cosa, che io nel mio libro racconto proprio di un... di una storia avvenuta all'interno proprio della mia cella. Un ragazzo che doveva avere la pena definitiva, che già aveva aveva dovuto sostenere più processi, ma ancora non erano sufficienti le prove e tutto il resto, mi parlava davvero di suicidio, perché aveva avuto un crollo psicologico e non se la sentiva ad andare avanti. Questa cosa accade appunto a chi ancora non sa quale sarà realmente la propria condanna. Io ho saputo davvero dopo 6 mesi, i miei 2 mesi, quanto sarebbe stata in totale la mia condanna. Gente che deve aspettare 6 mesi appunto per avere un definitivo, senza sapere davvero se gli daranno 20 anni di carcere o se sarà dichiarato innocente, normale quasi che abbia un crollo psicologico. E oltre a questo, un poco fa accennavi tu al fatto che a volte per reati minori, chiamiamoli così, perché alla fine il mio reato, che è coltivazione di marijuana, è un reato che, come la detenzione delle piccole quantità di marijuana o hashish, porta in carcere qualcosa come 1000 persone l'anno. L'ultimo sondaggio parlava di 880.000 persone che sono finite in carcere per reati legati appunto all'hashish e alla marijuana. Coltivazione, piccoli quantitativi stiamo parlando. Questa è gente che commette, me compreso, un reato sì, ma che non ha vittima, quindi non so fino a quando si può definire un reato. Queste persone costano alle tasche dei contribuenti 113,04 euro al giorno, che è moltiplicato appunto questo numero di detenuti per i giorni che sono costretti a vivere in cella, sicuramente fanno un capitale non indifferente, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando. Inoltre, il carcere è uno strumento di recupero estremo per quelle persone che commettono dei reati che realmente hanno una sorta di pericolosità sociale e quindi devono essere puniti con la reclusione, però ripeto, dovrebbe essere sempre una reclusione educativa, non solo e semplicemente punitiva. E chiudere all'interno di un carcere una persona perché ha delle piante di marijuana, non so quanto realmente possa servire, a cosa serve, a chi bisogna pagare questo debito così elevato. Io dal primo momento mi sono sempre chiesto: ma perché non mi mandano a fare servizio sociale? Cioè, ero cosciente di aver sbagliato, mi reputo un criminale perché ho violato l'articolo 70, però l'articolo 70 è un articolo che forse dovrebbe essere rivisto, anche perché se qualcuno mi viene a dire che coltivare la canapa è vietata perché la canapa è una sostanza pericolosa, io sono un laureato in scienze naturali, ho studiato botanica, ho studiato fisiologia e affermo qualcosa che scientificamente è provato, ossia che la cannabis è una delle sostanze meno pericolose al mondo, meno nocive, che vuol dire che se io mi volessi suicidare mangiando cannabis, fumando cannabis, mi verrebbe molto più difficile che bevendo acqua. Perché? Perché la dose letale dell'acqua per un uomo è 10 litri in una somministrazione, diciamo, unica, continua. Non riusciamo a drenare 10 litri d'acqua e moriamo. Con la cannabis invece il quantitativo letale è stato trovato in laboratorio ed è qualcosa come 72.000 volte superiore alla dose normale. Se prendiamo per dose normale quanto? Mezzo grammo, un grammo per 72.000, sono 72.000 grammi. Parliamo di 72 kg di marijuana. Ma come fai a fumarteli? È praticamente impossibile. Quindi questo proibizionismo è legato a cosa? Realmente alla pericolosità di questa pianta o magari a degli interessi che ci possono essere dietro? Big Pharma o anche all'azienda petrolifera stessa? Chi lo sa, da indagare. Io qualche accenno nel libro lo do. Bene, a questo punto richiamiamo a questo libro che si intitola? Si intitola Leone Bianco, Leone Nero, la legge non uguale per tutti, edito da LLG Edizioni. Si può trovare su internet appunto a leonebiancoleonenero.it oppure giuseppenicosia.net. Ringraziamo Giuseppe Nicosia e ovviamente gli auguriamo buon congresso. Grazie, ciao. Grazie.